Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Yu-Gi-Oh! Millennium Duels. Ok amici miei, siamo arrivati alla finale contro Yuga Tsukumo, non so se si pronuncia così, con il deck di Utopia. Quindi ragazzi, vi ringrazio per aver superato 50 like. Come vi ho promesso, vi porto l'ultima serie e finale di Yu-Gi-Oh! Millennium Duels. Poi ragazzi, organizzeremo degli scontri online, va bene? Andiamo subito ad affrontare Yuma Tsukumo. Allora, con il deck, sì, la finale voglio fare assolutamente con il mio deck preferito, che cioè sarebbe il drago bianco occhio blu. Ok, allora, sceglieremo carta sasso forbici, carta. Ok, mi ha vinto. Primo, ok, inizia pure per primo. Non fa niente, dai. Modalità partita 3, va bene. A meno che non vinco due volte. Allora ragazzi, come sapete qui in Germania fa anche molto molto caldo, quindi ho dovuto togliermi la maglietta perché non si può stare con. Allora, a parte il caldo, iniziamo subito la battaglia. Allora, cosa ha evocato lui? Monaco evocatore. Allora, noi facciamo così. Evochiamo. Allora, questo quanto è? 1600. Possiamo subito evocare il draghetto qua, attivare il suo potere, così possiamo spedire dritto al cimitero questo draghetto. Poi attacchiamo. Ok, tranquillo però. Noi prenderemo dal nostro deck questa qua, sì, la fanciulla con gli occhi blu. Questa qua è una delle mie carte preferite, a parte il drago bianco occhi blu, che è molto utile. Mettiamo un richiamo del posseduto e ciao. Vediamo cosa farà Yuma. Tazzarola. Ok, ha fatto questo. Ah, è uscita un'altra bella carta. Noi possiamo mettere questo per evocare drago bianco occhio blu, oppure fare questa cosa qua, visto che le carte qua, le trappole, le carte coperte non mi possono contrattaccare. Adesso non so che il deck lui abbia. Allora, facciamo così. Voglio fare questa cosa qua, richiamo del posseduto, evochiamo, sì, questa carta qua. Ok, ed evochiamo drago metallico scuro in posizione d'attacco. Ok, attiviamo l'effetto della nostra bellissima carta ed evochiamo drago coniglio in posizione d'attacco. Fatto ciò, io posso attaccare liberamente. Quindi prima provo ad attaccare con questo qua, drago metallico scuro. Ok, non si è difeso e non si difenderà secondo me l'attacco. Ok, metterò la fanciulla con occhi blu in posizione d'attacco e posso anche fare una singola evocazione. Questo è solo dal cimitero, giusto? Sì, solo dal cimitero, quindi per adesso non voglio utilizzarla. Ok, dai, vediamo cosa farà. Niente, si sta solo difendendo, che neanche si difende alla fine. È strano, è molto strano. E già che ci sono, io metto questa carta in posizione di difesa e poi attaccare. Ma sì, dai, posso farlo. Questo no. Attacchiamo drago metallico scuro e drago coniglio. Ah, furbacchione, ti pareva un po' strano, però come mossa poteva fare anche prima. E come fa a farlo prima se non ce l'aveva quella carta? Comunque, tutto per tutto ragazzi, come sapete io gioco sempre al 100%, non per rischiare, non per perdere qualsiasi carta, mentre la spada è rivelatrice. Ma questo primo turno Yuma non ha fatto praticamente niente, ha perso proprio a tavolino. Ok ragazzi, il primo incontro finisce proprio una semplicità assurda. Speriamo che l'ultima partita ce lo fa vedere un po' più impegnativa, perché vincere così sembra un po' dilettante comunque. Ma sicuramente adesso avrà delle carte in mano che infatti
Avrà delle carte in mano che mi farà impazzire. Comunque, possiamo fare così. Mettiamo queste due carte trappole, cioè poltiglie e rifletti metalli, così mi posso difendere tranquillamente. Vediamo se provo ad attaccare. No, fa un sacrificio per evocare squarcio fotonico. Noi metteremo una carta trappola, così mi difenderà come mostro in posizione di difesa di 3000 punti. E poi noi attiveremo questa carta, reliquiario del drago. No, quello lasciamo stare, ok. Cosa mandiamo al cimitero? Questa carta. Ok. No. Grazie. E prendiamo un drago bianco e blu. Questo lasciamo stare. Allora ragazzi, mi sa che metterò un'altra di questa carta qua. Adesso non mi ricordo se si può fare un sacrificio per evocare drago bianco occhi blu, e infatti si può fare, quindi non lo faremo. 1 e 2, visto che abbiamo opportunità lo faremo, non è inutile aspettare che mi arrivi le carte giuste. Noi subito attaccheremo e via. Ok, è il quinto turno. Yuma, vediamo cosa fa. Ok ragazzi, mi sa che Yuma, allora adesso dovrebbe fare la singola vocazione. Ok, con il mio deck di drago bianco occhi blu non può competere. Ok, la sua carta preferita, effetto easy TXYZ. Ah, ma distrutto il mostro. Madonna mia, che cavolo di carte sono quelle là? 5000. E meno male che ho il buco nero. Ok, come stavo dicendo, no, questo non l'attivo, quindi utilizzerò il buco nero, così distruggerò subito quella maledetta carta. Ah, cavolo, ha fatto in modo di distruggere solamente... Ah. Ok raga, attivo subito pianto d'argento, evochiamo subito il drago bianco occhi blu in posizione d'attacco e utilizzerò subito soffio esplosivo di distruzione, così distrugge il mostro. Ok, evocherò fanciullo con occhi blu e non posso attaccare logicamente. Non potevo fare prima, mannaggia. Va bene dai, evochiamo subito che non mi ricordo il nome della carta. Ok, evochiamo drago argento occhi azzurri in posizione di difesa. Potevo farlo prima, così infliggevo 2500 punti d'attacco, cioè di death points. Va bene, non fa niente. Allora, con il mio deck drago bianco occhi blu, ragazzi, Yuma si trova in difficoltà. E meno male che avevo le carte giuste, perché mamma mia, 5000 punti d'attacco con una difesa che non distruggeva il mostro dell'attacco dell'attaccante è stato veramente un po' difficile. Comunque, aspetta, calma di carta, attiviamo subito l'effetto della carta drago argento. Ok, recuperiamo subito il drago bianco tubo del cimitero e lo evochiamo. Spostiamo in posizione d'attacco. Ok, ed attacchiamo. Cazzarola, io voglio attaccare, sì, devo morire. Ok, niente da fare, però nel prossimo turno non si potrà difendere, quindi vediamo. Ok, già che c'era, fatta la cosa giusta. Niente, posso solamente attaccare. Attacchiamo. Gli è rimasto solamente qualche turno per sopravvivere e poi è finito. Ancora. Ma quanti utopia c'è nel deck? Ah, però hai rotto le scatole di questa utopia. Ok, va bene. Logicamente il suo deck è utopia, quindi deve essere così. Però noi attiveremo Fulmine Vortex e bye bye. Ok,
attiviamo subito la carta pianta d'argento. Ok, in posizione d'attacco logicamente. E poi metteremo questa carta qua. Aspetta un attimo, vediamo cosa c'è qua. Ho questi due qua, quindi no. Prima attaccherò 3000 life points. Più 3000 sono 6000. E poi potrei sincronizzarli. Potrei sincronizzarli, però visto che è il finale, ragazzi, voglio farlo con il drago bianco e occhi blu. Allora, dai. Non ha fatto nulla. Non ha fatto nulla. Allora, per assicurarmi al 100% la vittoria, io posso fare così. Però visto che è una vittoria di drago bianco e occhi blu, no. No, io avevo pensato di evocare il drago leratico qui e poi scartando la carta e distruggendo questa carta. Però visto che è la finale e voi vincete con gli occhi blu, sposterò questo in posizione di difesa, così non rischierò di perderla con forza riflessa, se sarà forza riflessa, se no nel prossimo turno potrò ucciderlo tranquillamente. Comunque attacchiamo subito sui life points. Ah, richiamo del posseduto. Ok, ok, forza riflessa, niente. Va bene, attacchiamo nuovamente. Attacchiamo, ok. E che cavolo, ancora. Ok. Se io faccio un sacrificio, scegli. Non possiamo mossa scoperta di poter. Cimitero. Ok, vediamo se il cimitero ha un altro drago bianco occhi blu. Ma non ho un drago bianco occhi blu. Però questo cosa dice? Un drago? Ah, perfetto, ragazzi. Ho vinto. Posso rimuovere drago bianco occhi blu. Ed evocare questa carta qua. Ok, ragazzi. Penso proprio che il duello finisce qui. E infatti gli infliggiamo 2500 life points. E vince! Ah, finalmente abbiamo finito la serie di Yu-Gi-Oh! Millennium Duels, ragazzi, con il deck di Utopia, anche salvato come ricetta, e poi se volete ve lo posso fare anche vedere, la ricetta Utopia. Hai guadagnato un trofeo, numero 1. Ok, abbiamo finito, ragazzi. Ah, mamma mia. Allora, vediamo. Penso che non ci sia più nulla da fare adesso, solamente scontri online che poi mi organizzerò più avanti. Ottimo lavoro, maestro duellante, continua ad affinare le abilità e sfida di nuovo uno degli avversari Bip. E che devo sfidare? Ormai non c'è più niente da fare qua. Finito tutto, sì. Modalità esperto, l'ho finito anche tutto. Infatti non c'è più niente da fare, fa vedere. Eh sì, ho finito tutto, ragazzi. Il gioco finisce qui, è la mia serie preferita Yu-Gi-Oh!, il primo Yu-Gi-Oh!, sì, tutto finito. Il video finisce qui, spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando, un mi piace, un commento e condividete con i vostri amici. E niente, ragazzi, noi faremo, cioè la serie Millennium Duels l'ho finita, quindi sicuramente non ci giocherò più. Però se volete degli scontri online possiamo organizzarci e fare uno scontro online. Mi raccomando, andate a visitare la mia pagina su Facebook, così potrò organizzare da lì, mi potete scrivere chi vuole partecipare e chi non partecipa. E poi ragazzi, aggiungetemi anche su Skype come Spydrop, perché TeamSpeak 3 mi sta dando tantissimi problemi, quindi ho deciso di fare Skype, così sono un po' più tranquillo, guarda, così non c'è quella cosa, adesso chiamo quello, chiamo Gigino, poi Gigetto mi risponde una cosa, poi quella non funziona, domani funzionerà, lasciamo perdere, andatemi a trovare su Skype, così siamo più tranquilli. E niente, ragazzi, penso che ho detto tutto, sì. Allora ragazzi, la serie di Yu-Gi-Oh! Millennium Duels l'ho terminata, se vogliamo fare discount online lo faremo. Per questo è tutto, ragazzi, vi ringrazio per avermi seguito tantissimo tutto questo tempo, ragazzi, per la serie di Yu-Gi-Oh! Millennium Duels. Siamo arrivati a 150 video su questa serie. Io vi ringrazio per il vostro supporto. Adesso inizierò a finire e continuare forse a Resident Evil. Adesso vedremo, poi ne parleremo, faremo dei video log. Vabbè ragazzi, questo è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!